La NATO, organizzazione del Trattato dell'Alleanza dell'Atlantico del Nord, detta anche Patto Atlantico, è la principale alleanza militare al mondo. Creata dagli Stati Uniti, nasce a Washington il 14 aprile del 1949, con la partecipazione di Canada, Stati Uniti e 10 paesi europei: Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo. Dopo pochissimi anni, precisamente tra il 52 e il 54, il patto si allarga ad altri 3 stati: Grecia, Turchia e Germania dell'Ovest. Attualmente fanno parte della NATO 28 stati. Il principio fondante di questa alleanza era la difesa collettiva, riportato nell'articolo 5. Cosa prevedeva? Semplice. Se una potenza esterna avesse lanciato un attacco contro uno qualsiasi dei paesi membri della NATO, tutti gli altri sarebbero intervenuti in sua difesa. Il riferimento all'Unione Sovietica è palese. In risposta a questo, infatti, il 14 maggio del 1955, l'Unione Sovietica diede vita al cosiddetto Patto di Varsavia, un'alleanza militare tra i paesi del blocco sovietico, in contrapposizione alla natura della NATO, dall'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche definita aggressiva. Il Patto di Varsavia sancisce l'inizio della Guerra Fredda e la divisione dell'Europa in blocchi. Nel 1991 l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche cessa di esistere. Venuta meno la sua ragion d'essere, la NATO, anziché dissolversi, si è trasformata. Gli Stati Uniti ne fanno lo strumento che servirà a mantenere il proprio dominio militare in Europa ed estenderlo nel resto del mondo. Con la fine della Guerra Fredda nel 1989, la NATO intraprende la sua campagna di espansione verso est, tradendo l'impegno assunto con l'allora presidente sovietico Mikhail Gorbaciov al momento dell'unificazione delle due Germanie nel 1990. L'impegno prevedeva infatti che l'Alleanza Atlantica non si sarebbe mai espansa oltre la Germania dell'Est. Nel 1999 a Washington viene siglato dai governi dei paesi alleati il nuovo concetto strategico della NATO, dando il via a una serie di interventi militari che non hanno nulla a che vedere con la difesa del territorio di uno Stato membro. Da quel momento la NATO prepara il terreno per i futuri interventi umanitari, con l'obiettivo paradossale di esportare la democrazia. In questo modo, dunque, il vecchio patto atlantico cambia radicalmente la sua natura e da strumento di difesa diventa strumento di aggressione. Il Parlamento italiano si è espresso? No. L'articolo 11 della nostra Costituzione diventa da quel momento lettera morta. Poco dopo la sua firma nel 1999, il nuovo concetto strategico della NATO viene messo in pratica nella guerra dei Balcani per lo smantellamento della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Un passo importante che apre le porte all'espansione della NATO e dell'Unione Europea verso i confini della Russia e dell'ex Unione Sovietica. Tra il 99 e il 2009 aderiscono alla NATO altri 12 paesi: Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia, Slovenia, Croazia e Albania. Inoltre, le ex repubbliche sovietiche dell'Ucraina, Georgia, Moldavia, Kazakistan, Armenia e Azerbaigian legano i propri eserciti con quello dell'Alleanza Atlantica mediante il Programma di Partenariato per la Pace. Infine, tutte e 5 le ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Kazakistan e Uzbekistan, mettono a disposizione della NATO i diritti di transito e sorvolo nello spazio aereo nella guerra in Afghanistan del 2001. Dopo i Balcani e l'attentato alle Torri Gemelle, arriva per la NATO il turno del Medio Oriente. L'Afghanistan diventa il luogo ideale per stabilire una presenza militare permanente da cui lanciare future operazioni in tutta la regione. Il paese infatti rappresenta la porta d'ingresso dell'Asia centrale, ricca di materie prime, bypassando così i territori dell'Iran, della Russia e della Cina. Nell'aggressione all'Iraq del 2003, non autorizzata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, l'Alleanza Atlantica viene comunque coinvolta, seppur in via informale, nella missione NATO Training Mission Iraq, proseguita fino al 2011.
L'Iraq come stato sovrano cessa di esistere, così come l'ambizioso progetto del suo presidente Saddam Hussein di sostituire petrodollari con l'euro. Nel 2011 la NATO aggredisce la Libia con l'operazione Unified Protector. Il paese era da tempo nella lista nera del Pentagono. La Libia come stato sovrano cessa di esistere. Le sue riserve in oro e in argento cessano di esistere, così come l'ambizioso progetto del suo presidente Muammar Gheddafi di eliminare il franco come moneta di riferimento nell'Africa francofona. Con i bombardamenti della NATO condotti principalmente dalla Francia, questo rischio è stato neutralizzato. Anche la Siria, come la Libia, rientrava nella stessa lista nera. L'opera di accerchiamento della Siria ha inizio a partire dal 2003. I piani redatti dal Pentagono contro i siriani rientravano nella cosiddetta fase 3 della guerra globale contro il terrorismo promossa dalla Casa Bianca, considerando l'Afghanistan la prima tappa e l'Iraq la seconda. L'avvento delle primavere arabe costituisce un'opportunità. Documenti filtrati da WikiLeaks rivelano la presenza di quinte colonne statunitensi in Siria sin dal 2006, al lavoro per creare le condizioni di ribellione e destabilizzazione del paese. Dopo 5 anni di guerra per procura e con l'ISIS a pochi chilometri da Damasco, la Siria era a un passo dal seguire il destino di Iraq e Libia. 2016. Viviamo giorni estremamente pericolosi. L'ingresso dell'Ucraina nella NATO, che gli Stati Uniti e l'Unione Europea stanno perseguendo dal colpo di Stato del febbraio 2014, rappresenta per la Russia un casus belli dalle conseguenze inimmaginabili anche per l'Italia. Saranno prima le menzogne costruite dai media e poi le bombe a sommergere l'ex Jugoslavia, l'Afghanistan, l'Iraq, la Somalia, il Sudan, la Libia, la Siria e l'Ucraina, di migliaia di morti, feriti, mutilati, sfollati, territori devastati, smembrati, economie fallite, destabilizzazioni estese a intere regioni. Tutto questo sotto l'egida della democrazia e dei diritti umani. Chi ripagherà quei popoli? Chi pagherà per tutto questo? Le sorti del mondo sono pese a un filo che la NATO ha reso una miccia pronta ad esplodere. I popoli dei paesi membri della NATO e i popoli vittime delle sue aggressioni dovrebbero iniziare a chiedersi seriamente chi difende noi e il mondo dalla NATO.